mettiamo da parte i discorsi, va bene? Ah, io avevo... Io capivo che preambole... Tu sei, dico che sei un ragazzo sveglio e intelligente. Sì, me lo dicono tutti che sono sveglio. Allora, ascoltami. Sì. Tu da questo momento sei assunto, va bene? No, sono Mario io. Sì. Tutti. Sì. Mi fa il segnale, mi fa... No, niente, non ci fare caso, io una scacchiazzuola, Dico, tu da questo momento, qui dentro, tu sei assunto. Ah, ora che dica, inda sogno assunto. Sì. Ma fuori sogno Mario, però. Sì. Sì, sì. Senti, io l'ho capito, tu sei sì. Mario, va bene? Ma lei mi fa il segnale, mi fa... Che ti fa segnale? Lei! Ti ho detto, non ci fare caso, perché... Una sciacchezzuola, una sciacchezzuola. Andiamo a fare cagliamo un titolo. E allora, Mario, io... Ti do il primo lavoro da fare, va bene? Sì. Oh, lo vedi quel telefono? Sì, lo vedo, perché? Dico, lo vedi quel telefono? Sì, lo vedo. Perché? Il telefono in realtà, lei mi fa segnalare. Mario, per favore, ascoltami, beh, tu stai lavorando con me. E te, ma lei lo facesse cambiare un po' col ticchio? Aspetta che mi cambio. Ma facciamo dire che c'è. Tu sei un ragazzo sveglio e intelligente. Sì, lo so. Me lo dicono tutti a me che sono... Lo vedi questo telefono? Sì. Oh, prendi il telefono, prendi e mi fai una telefonata. Fai 34, 34, 34 e risponderai ragioniere Cocuzza. Va bene? A me mi pare scemo. Che c'è? Io voglio il telefono e faccio la telefonata. Sì, perché? Che ci vuole? Questo telefono? Ma come funziona il telefono? Ma questo è l'ultimo grido, l'ultimo grido che deve... Allora, con il telefono qua... Che c'è? 34, 34, 34. Io risponderai ragioniere Cocuzza e me lo passi, va bene? Oh, sbrigati, va? Avanti, sbrigati. Sì, va, corriendo chi? Stai facendo l'ultimo numero, eh? Sì, sì, fai l'ultimo numero. A me mi pare che non funziona sto coccio. Pronto? Qui la segretaria del ragioniere Cocuzza. Funziona? Hai fatto bene, Anna! Se volete lasciare un messaggio... Che fate? Che ne attendo? Grazie. Pronta! Cosa c'è? Come cazzo ne attendo a tutto il tempo? Che ne attendo? Hai sbagliato il numero! Se ce n'è quello che non funzionava il telefono, lei ha detto telefonarsi! Va bene, Mario, mettilo a posto questo telefono. Ma... Dunque, te lo spiego io. Ti spiego io quello che dobbiamo fare. Se c'è, cosa stai guardando? Qui la segretaria del ragioniere Cocuzza. Ah, sì, il ragioniere momentaneamente assente. Se volete lasciare un messaggio, parlate dopo il signor Attico. Grazie. E che ti metti? Dai a te! Dai a te, sei mio! La gatta! Sì, pronto! La gatta, quale gatta? Che saggio! Sì. Pronto, signorina! Ma sicuro che funziona? Sì, come? Ma rispondi un lavoro? A chi, la gatta? No, a signorina, la stava a te, sei mio! Pronto! Pronto! Oh, la rispondi questa signorina! Mettilo bene! Dobbiamo fare! E allora, Mario, ascoltami bene, ti spiego qual è il lavoro, quello che faccio io. Sì. Io sono un costruttore di pianoforti, sì. Va bene? E qui la segretaria del ragioniere Cocuzza. Non c'è il telefono sottato. Il telefono io ammazzo con questo. È automatico, è l'ultimo grido, E allora, ascoltami bene. Dobbiamo portare 6 pianoforti a piano tavola in via del piano numero 34. Sì. Va bene? Sì. Oh, il primo piano lo porta al secondo piano per il ragioniere del terzo piano. Sì. Il secondo piano al terzo piano per il ragioniere del quarto piano. Il terzo piano al primo piano per il ragioniere del quinto piano. Come vedi, è una cosa semplicissima. Sì. Ma ci sono le chiavi, là fuori c'è il fiorino, ci sono anche i pianoforti. Vai a consegnare questi piani. Sì. Ora lei si ammazza perché non capisco niente io. Io non capisco niente. Ma come, Mario? Ancora tu, ragazzo? E mi vede cazzareare, lei, io lei,
a boteco, io che sento tutti questi piani. Tu sei un ragazzo sveglio intelligente. Sì, va bene, ora te lo ripeto di nuovo. Sì. Oh. Allora, vai al piano tavola, c'è da consegnare tre piano a piano tavola. Ah, che è una tavola? Non devi salire una tavola, che tavola? Allora, c'è una tavola? Chi è? Chi è lì? Mario! Non devi né salire e neanche scendere. Calma, una tavola! E che adesso le patanno là? Lei dice che è una tavola, dice io! Mario, per favore, piano tavola, io ho una contrada, un paesino vicino, Mr. Bianco, hai capito? Lo capio! Mi vai ci morrebbe l'uso! Un ragazzo sveglio intelligente come te non capisce niente! Sì, lo so, me lo dicono tutti! Ascoltami Mario! Sì! Te lo ripeto un'altra volta, va bene? Sì. Chi deve portare tre piani? Piano tavolo in via del piano numero 34. Il primo piano lo porto al secondo piano, per ragionare del terzo piano. Sì. Il terzo piano lo porto il secondo piano, al terzo piano per ragionare il quarto piano. Il terzo piano, il primo piano, per ragionare del quinto piano. Sì, ma invece stiamo nere lei, eh? Un ripeto io, non lei! Mario! Un fatto ripeto io! Mario! Che Mario, sbrigati! Sì, che te sta cercando! Mi sta facendo un bastino lei! Un ripeto io! Oh! Mario! Dobbiamo consegnare questi piani, eh? Primo ripeto! La gente con gusto aspetta! Ah! Tavola, non è che hanno ciò! Allora, attenzio! Un primo piano lo porta al secondo piano, per ragionare del terzo piano. Dico te! Il secondo piano lo porta al terzo piano, per ragionare del quarto piano. Il quarto piano lo porta al terzo piano. Lingua, io la ripeto, perché ti rendo una cosa? Ma chi ti andava a dire, Mario? Io ripeto, io! Oh! Ne vedi, siamo nero lei! Ne ripeti! E che ripeto? Ne ripeti! Ne ripeto! Io abbiamo, che mano! Siamo in accappatai! Oh, allora, come senza tavola. Vengo primo piano, io ci giro di... A poi il secondo... A cano... Siamo pure le quattro, non ci buttare. Quindi andiamo da terrazza. Sì. Un ragazzo sveglio intelligente come te. Ancora, non ha capito niente. E non so che sono sveglio io. Ehi, ma che poco niente, va! Ascoltami, Mario! Mi dici, in sala nera, con tutti questi piani, oh! Ma non ho capito che succede lì, tu, Te lo ripeto per l'ultima volta! Mi ripeto o no? Sì. Te lo ripeto per l'ultima volta! Sì, ma mi ripeto o no? Te lo dai, per vedere, ma... Ehi! Ehi! Mi fece bene, non c'è neanche magari la mia che so. Ma che? Mario, c'è neanche te lo dico però, eh? Oh! Mi fece un bacio! Te lo ripeto per l'ultima volta. No, lei non ripete niente. Non ripete niente lei. Mi ne stai Aspetta, ti devo dare le chiavi. Là c'è il fiorino, porti ma le chiavi? Ti portare il fiorino. No, me lo stai dando, cambia le chiavi io. Ti licenzi? Ah, no! Ti licenzi? Mi licenzi io. Ma tu non ti puoi licenziare così, scusami Mario. E mi devi dare prima 15 giorni di preavviso. Non è così. Come ti licenzi così? Io c'è rugno, non la faccio, non la faccio. Quale che mi scrive? Mario, stai bene, dai ramo, stai. E chi è? Senti Mario, intanto non dobbiamo consegnare questi piani. Consegnami questi piani e non se ne parla più. Io non consegno niente, e che siamo noi qui? Ma se non li consegni tu, chi li deve consegnare allora? A lei! Io? Ecco io! L'insegnere fisichillo si deve abbassare a portare questi piani. Calaiazza, lei non si abbassare, si porta gli stati. E come? Piano piano. Come? Piano piano. Senti Mario, vieni qua. Mario, vieni qua, per favore, Mario. Thank you.